Il punto di forza e il punto debole di questi primi mesi, quale potrebbe essere? Cioè, in termini sicuramente di visione, questa l'isola pedonale, la visione per esempio del vice sindaco Mondello è sicuramente un punto di vista culturale nuovo o comunque che si sta affermando. Qualche debolezza forse più sul piano politico si è respirata in questi mesi? Ma non vorrei sembrare eccessivamente positivo, ma grosse debolezze da un punto di vista strutturale io non ne ho notate. L'isola pedonale fa parte di un percorso complessivo che riguarda sia un nuovo sistema, un nuovo modo di vivere la città, sia un coinvolgimento diverso dei miei concittadini nella visione di una città che deve essere appunto accogliente a 360 gradi, accogliente per chi viene da fuori ma accogliente per chi sta in città. L'isola pedonale è sicuramente la novità. La rimodulazione del piano di riequilibrio è sicuramente un'altra grande novità, con questa nota della Corte dei Conti. L'autorizzazione alle assunzioni è un'altra grande novità, l'impinguamento delle posizioni dirigenziali è un'altra novità, una direzione generale che consentirà di dare una marcia in più è un'altra grossa novità. Ce ne sono tante, c'è una programmazione che è stata fatta in maniera importante per questo Natale, la stiamo programmando per tutto il 2023. Cioè, gli dice che avete speso troppo per il Natale? Ma io ritengo che la spesa sia stata commisurata, oltre che alla necessità di creare un ambiente caloroso e accogliente, anche di programmare quelle che è l'attività che una città deve avere per i prossimi anni. Non è un problema di spesa dell'opera. La spesa complessiva è stata calcolata in 800.000 euro, ma siamo ancora in itinere perché probabilmente non tutto verrà speso. L'anno scorso per il Natale era stato messo forse 1 milione, ma non è il problema dell'importo, ma dell'impatto. Altra domanda ai fani cittadini: le strade, quando è che avremo una città a misura d'Europa? Ci stiamo arrivando, noi abbiamo intanto 5 milioni di euro per il progetto che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è un progetto che stiamo completando nella fase esecutiva. I tempi purtroppo non sono sempre dettati dalla politica, ma noi stiamo tentando di accelerare. Le strade sono un problema che stiamo affrontando, ci vogliono tanti soldi per fare tutte le strade di tutto il comune, ci vogliono almeno 80 milioni di euro, ma parliamo di tutto il comune, villaggi, zone montane, zone marittime. Vediamo se nel 2023 con questi fondi extra bilancio riusciamo ad avere la possibilità, se l'Europa ce lo consentirà, di utilizzare una quota per programmare quello che è normale, cioè una città con delle strade normali.